Questa è la nostra ultima serata, ci viene un po' di nostalgia. Quest'ultima serata, oltre noi, la mistica dell'incontro, che abbiamo come tema radunati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Quindi, radunati dal Dio uno e trino, e vorrei dedicare un piccolissimo pensiero a un grande teologo, e in genere la teologia. E questo non tanto perché il mistero di essere radunati dalla Trinità sia da considerare unicamente come un terreno, possiamo dire, esclusiva proprietà dei teologi professionisti o come un campo in cui elaborare teoremi speculativi, quanto piuttosto per la consapevolezza che la teologia è una delle grandi vie per comprendere la nostra esperienza di fede. E le parole che citerò sono desunte dall'introduzione alla teologia evangelica di Karl Barth. Voi sapete che è stato un grande teologo protestante, e insegnato nella Germania e poi si è opposto rigorosamente al nazismo. Lui diceva queste parole: tra le scienze, la teologia è la più bella, la sola che tocchi la mente e il cuore, arricchendoli, che tanto si avvicina alla realtà umana e getti uno sguardo luminoso sulla verità. Ma è anche la più difficile ed esposta ai rischi. In essa è più facile cadere nella disperazione, o peggio, nell'arroganza, più di ogni altra può diventare la caricatura di se stessa. Bene, fine della citazione. Studiare, penetrare, approfondire il mistero di Dio e della creatura è un'avventura spirituale straordinaria. È anche un passaggio di luce in luce e uno schiudersi di orizzonti sempre nuovi. È un viaggio nell'infinito. Questa sera la parola ci raduna. Sono arrivato un po' prima e vedevo anche delle persone che si dedicano all'arte floreale, tre in particolare, che si sono dedicate poi a fare quelli fiori. E quindi ci parla già anche di tanto altro. Ci raduna anche quest'arte, ci raduna la parola. Ma possiamo incominciare anche a domandarci che cosa è quella forza che spinge uomini e donne ad avere un oltre, un altrove, o non essere semplicemente legati al materiale, a quello che si vede, alle cose come sono. Che cosa è quella forza che spinge donne e uomini a desiderarlo? Come fare a distinguerlo? Come fare anche ad abitarlo? Da questo punto di vista, essere radunati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo è più inquietante che tranquillizzante, ma è anche più fortificante che addormentante. Ha un carattere vitale, è generativo. Ci dà fiato per vivere. Don Claudio Margaria, docente allo studio teologico interdiocesano, poi da presto incomincerà anche a fare lezioni a Roma, ci ha proprio detto stasera, ci introduce in questo orizzonte che dà vita il radunare della parola di Dio. Ecco, lo riceviamo con un forte applauso. Diamo prima la parola al nostro vescovo. Semplicemente buonasera a tutti, bentrovati, nonostante la serata finalmente molto autunnale, piovosa, avete osato uscire di casa per essere qui a pensare, a riflettere, a ascoltare un'ora e mezza insieme, quindi davvero bentrovati e grazie. Vorrei dire, visto che
ho iniziato col grazie, un grazie particolare a tutti quelli che hanno collaborato per la buona riuscita di queste quattro serate, quindi a chi, alle signore che mi hanno accolto, che hanno distribuito i fogli, che hanno curato tutta la preparazione, che hanno curato i fiori, quindi davvero un grazie a tutte quante. E un grazie particolare lo voglio dire a Don Omar, che fa un po' da regista di tutto questo e che oggi compie gli anni. Dell'incontro che andando avanti nelle settimane davvero mi ha stimolato molto a pensare, è un tema molto molto fecondo e credo, spero abbia stimolato anche voi dalla prima serata più diciamo antropologica a quella più liturgica a quella più legata all'arte. Davvero a me ha dato tantissimo questo cammino e sicuramente anche questa sera ci darà altrettanto. Sapete, le cose bisogna dirle per saperle. Le cose bisogna dirle spesso per saperle. E bisogna dirle per crederle. Faccio un esempio. Se tra amici, se tra in coppia, non si dice mai, sai, io ti stimo perché tu hai questa cosa che è davvero importante, mi piace, io ti ringrazio perché tu, e se non lo diciamo mai, alla fine non lo sappiamo più, perché lo diamo sempre per ovvio, no? Dici, beh, certo, ci mancherebbe se non ti stimo, e dillo ogni tanto, perché se non lo dici, alla fine non lo sai più. Succede a tutti, no? Quante volte con gli amici più cari non diciamo mai che è proprio bello vederti, perché stare con te non dici, dai, è ovvio, se manca, non lo sai più. E non solo bisogna dirlo per saperlo, bisogna dirlo per crederci, perché a volte magari si incrina anche, no? A volte sono 15 anni che siamo marito e moglie, compagno o compagna, e ma certe volte magari c'è anche un momento di crisi, e allora devo dirlo, io ti stimo perché ho mille altre cose, ma adesso dicevamo questa perché va a finire che ci credi di nuovo. Questa è l'esperienza umana, no? Le cose bisogna dirle per saperle e bisogna dirle per crederle. Vale anche con Dio. A volte succede addirittura a noi cristiani, addirittura ai vescovi, forse anche ai preti, magari ai catechisti, magari anche agli animatori dei giovani, che uno crede in Dio. Ma bisogna dirlo ogni tanto chi è, cosa fa, per saperlo. Altrimenti diventa una figura così fumosa che non ti appassiona più. E bisogna dirlo chi è, cosa fa, per crederci. Ecco, credo che questa sera vogliamo fare un po' questo, no? Radunati dal Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E dire un pezzetto, mica tutto, ci mancherebbe, ma un pezzetto di chi è, cosa fa, tra noi e per noi. E quindi ringrazio molto Don Claudio. Claudio è già stato presentato, non dico cosa fa, ma posso almeno dire che è un mio carissimo amico da tantissimi anni. Ci siamo conosciuti... nell'85-86, mio amico. Bene, e quindi siamo ancora amici, quindi è buono, dai. Io ti stimo perché... Ve lo dico poi per me. Beh, se sono qui prima di tutto perché stimo te. Sentendo quello che ha detto Don Omar e Dario, uno dice, ma su cosa dico? Posso solo rovinare, perché la citazione di Barthes è di una intensità e anche di una esigenza incredibile. E quello che invece faceva notare sul dire per sapere
e dirlo per crederci, beh, mi piace raccontare questo. Giovedì scorso sono andato in montagna, amo parecchio andare in montagna, estate d'inverno, e andando in montagna con una mia carissima amica, gli ho detto, sai, devo andare a parlare, però non so bene da dove cominciare, e gli ho raccontato quello che vi racconterò stasera. E in salita non tanto perché fa silenzio, ma in discesa mi ha fatto un po' di appunti. Allora ho detto, forse vale la pena, io ho scritto questa cosa e poi l'ho rimandato, e lei mi ha riscritto dicendo, io questo non lo direi, lì cambierei così. Quindi è già reimpastata più volte quello che in qualche modo condivido questa sera con voi. Spero di essere semplice, e mi sono sforzato, non perché al momento sono complicato, ma ho accettato la sfida anche di fare uno schema e di consegnarlo prima, così poi devo starci un po', e che è quello che voi avete davanti, e semplicemente spero di poter condurre su questo schema. Le citazioni che ho messo lì, almeno due, le utilizzerò alla fine, e così magari si comprenderà anche perché sono state, le ho scelte e le ho messe in questa, in questo schema della presentazione. Allora, comincio da una premessa. Io mi accorgo della complessità del tema che mi è stato affidato, sempre solo quando devo mettermi a preparare, perché prima dici, ma sì, va bene. E poi quando mi metto a preparare, il rischio è che mi sembra che quello che penso non sia sufficientemente sensato e profondo, e anche questa volta è stato così. E spero che questa lunga preparazione, come è stata utile per me, perché mi ha obbligato a riprendere delle cose, forse aiuti, spero, almeno qualcuno di noi. Svolgerò il tema che mi è stato detto secondo lo schema che vedete, che avete sotto gli occhi, facendo prima un'introduzione che però per me è già entrare nel tema, che prendo come riflessione sul titolo. Attenzione, il titolo alla rassegna, che ho trovato molto molto promettente, anche intrigante, oltre noi la mistica dell'incontro. Allora io condivido con voi ciò che mi è venuto pensando al titolo, e poi così si capisce forse meglio come svolgo il titolo che mi è stato dato. Radunati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ma questo, spero si capisca, è tutto insieme, cioè è qualcosa che si fa cammin facendo. Io ho dato un'interpretazione al titolo della rassegna e lavoro a partire da questo, sperando che si avvicini, come lo spero, a quello che era l'intenzione di chi l'ha pensato. Allora, alcune riflessioni sul titolo. Innanzitutto due sulla prima parte, oltre noi. Una prima cosa su questo oltre noi. Innanzitutto il noi potrebbe essere il noi del gruppo dei discepoli di Gesù, dei cristiani. Così immediatamente l'ho pensato. E questo, torno a dire, io credo che già pensarlo così sa di ascesi oltre a un discorso di slogan, dove lo slogan più vicino all'oltre noi, che va di moda in questi ultimi anni, è dobbiamo essere un gruppo in uscita, la famosa chiesa in uscita. Perché sa di ascesi pensare un oltre noi? All'interno del gruppo dei discepoli di Gesù, mi piace di più dirlo così che non dire il termine chiesa, che fa pensare ad altre cose, dei discepoli che provano a seguire Gesù. Ma perché noi veniamo da una struttura ecclesiale e stiamo in una struttura ecclesiale in cui la direzione di ogni attività è sempre stata quella del venire. Per questo è già discesi, perché vuol dire trasformare qualcosa. Cioè si tratterebbe di cambiare grammatica della struttura, ma questo costa fatica. Cioè noi abituati per secoli e cresciuti in un'idea del noi che pensa la struttura come
un preparare anche le cose più belle, come un venire, pensare a noi come l'andare ci implica nel noi, semplicemente, qualcosa che ci trasforma. Noi stiamo ordinariamente nelle cose della vita di tutti, in realtà, nel mondo, ed è all'interno del mondo che dovremmo pensare qualcosa da credenti, non dall'interno della Chiesa per qualcuno che non è del gruppo. Ma questo vorrebbe già dire pensare a noi, che è difficilissimo, forse in questa diocesi no, ma nella diocesi da cui vengo e nella della categoria di cui faccio parte, contento di farne parte, è una cosa che almeno dovremmo pensare. Oltre noi, secondo aspetto, e vengo sempre più verso poi il percorso che vi propongo, potrebbe significare oltre noi stessi. Però, oltre noi è un discorso della Chiesa che prova a pensarsi non nella direzione del far venire, ma oltre noi. Ma se io lo penso nell'ordinario della vita, oltre noi potrebbe dire, potrebbe significare oltre noi stessi. Attenzione, pensare la vita così, anche questo è un'ascesi difficile. Perché? Perché noi viviamo in un contesto in cui il nostro io, non il noi, in cui l'io è il passaggio obbligato per ogni felicità della vita. Cioè noi pensiamo che la felicità della vita debba passare dall'io. Sono io che devo essere felice, che devo realizzarmi, che... Attenzione, voglio dire che questo sia sbagliato, però capite che se noi diciamo noi, vuol dire che accetto di mettere in discussione che tutto cominci da Dio. E questo, insomma, noi veniamo da secoli in cui ci hanno detto che Dio era il centro di tutto. Se la vita non comincia così, e se ogni giorno non comincia con Dio, ci sembra di perderne il gusto. Pensate un po' cosa non facciamo perché io possa dire io sono felice. E dove pensiamo che tutto debba passare in questa direzione. Per dire, oltre noi, vuol dire accettare di far saltare un po' questa cosa. Diciamo, noi siamo figli di una nostra storia, e non è quasi per colpa nostra che la pensiamo così. Ma forse proprio questo non ci ha solo arricchito, attenzione, è una ricchezza centrare sulla persona, sull'io, però forse dire noi vuol dire che non ci ha forse solo arricchito, ma ci ha anche un po' impoveriti nel guardare la vita. Perché? Ma perché la realtà dell'esistenza è da subito un noi, in quanto è ricevuta ed è permessa da altri. La vita esiste solo così, molto prima di essere io e noi. Ma facciamo fatica ad accettare che sia così. Cioè questo vorrebbe dire lasciarci trasformare lo sguardo. Pensate un po', quando ci alziamo al mattino, nelle prime 2-3 ore della giornata, quante cose le diciamo all'io. E quanto sarebbe più onesto pensarle al noi. Faccio un esempio banalissimo. Mangio colazione tutte le mattine, ma quanti noi ci vogliono perché io possa mangiare colazione? E quante volte me ne ricordo? Rarissimamente. Allora, noi, oltre noi, sulla Chiesa, sulla direzione del pensare l'esperienza del discepolo di Gesù, oltre noi, nel ripensare un modo addirittura di pensare la felicità o la qualità della vita oltre io. E poi la mistica dell'incontro. Mistica, anche questa parola ci invita nell'immaginario
riprendendo quello che dicevo prima, a qualcosa che è incredibilmente personale, interiore, intimo, privato, molto difficile da pensare come un nomine. Ma la mistica è qualcosa che tu vivi dentro di te, personale. Ma attenzione, anche quando questo ha le migliori intenzioni di dire una profondità dell'esistenza. Quindi pensare la mistica è facilissimo pensarla alla profondità di me stesso. E mettere mistica incontro è ancora lì. L'accettare di far saltare qualcosa che funziona normalmente così. Attenzione, penso anche in questo caso, tutto al legame che oggi c'è in modo interessante con una spiritualità orientale, ma dove è l'io e l'interiorità dell'io il centro di tutto, mica il noi. Mistico, ma per l'io, profondo, oltre, che dice una trascendenza, ma con la facilità di pensare al singolare, no? Non al plurale. Nello stesso tempo, questo aspetto mistico dice la profondità di ogni cosa della vita, cioè la percezione che c'è una trascendenza, cioè qualcosa di più grande, esattamente nelle cose immanenti, cioè nelle cose semplici, in quelle che costruiscono l'esistenza, dalle più apparentemente semplici o insignificanti. Cioè c'è un più grande, dire mistico e dire la percezione di un più grande in qualunque cosa che vivi, e il sentire che quella percezione dice la verità di quello che vivi, non dice un optional, ma la verità di quello che vivi. Ora, in questo quadro che così mi ha fatto pensare il titolo, mi inserisco cercando di sviluppare su questo orizzonte il titolo che mi è stato dato, radunati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Immediatamente, non so se avete pensato, ma qualcuno sarà fatto la domanda, ma cosa c'entra con il titolo del Oltre noi, la mistica dell'incontro? Io me lo sono chiesto, allora cerco di, perché non ho scelto io il titolo, e il bello è anche questo tante volte, così almeno ti obbligano a fare qualcosa di nuovo e a dire cosa ho fatto, potevo ubriacarmi quando ho detto di sì, ma la cosa su cui ho lavorato e che condivido è esattamente il termine radunare, cioè il verbo radunare, come vedremo, fa da legame fondamentale tra un dato umano e ordinario della vita e la caratteristica di Dio, o meglio, di quel Dio che osiamo credere, che è un Dio di parola, cioè un Dio di incontro e di relazione. Allora, la parola che raduna ci guiderà nello studio, rivelandoci come la modalità dell'usare la parola da parte di Dio, a mio avviso, genera un incontro mistico, o meglio, un incontro umano, un incontro fraterno. Cioè qualcosa che è incredibilmente ordinario, incrocia la caratteristica più centrale del Dio in cui noi osiamo credere, e che in questo relazionarsi ci permette di vivere ciò che è ordinario in modo mistico. Dove per mistico intendo nella profondità dell'umano che ha il volto fraterno. In fondo c'è un'idea sola su cui lavorerò, e qualcuno dalla fine dirà meno male che c'era una sola, perché se ne sono state due non so dove siamo arrivati. Ma l'idea è quella che adesso cerco di mostrare riflettendo sul significato del radunare legato alla parola, ok? E siamo al primo punto, che ho chiamato così, così almeno riprendo anche i titoli, me li ridico a me e cerco di essere preciso su quello che è.
il titolo di questo primo punto che ci introdurrà da qualcosa che è tipico dell'ordinario della nostra vita, ci introdurrà a ciò che è tipico e ordinario e fondamentale del Dio in cui noi osiamo credere e di cui proverò a dire qualcosa, come ci diceva Dario. Il titolo: ogni parola raduna. La polivalenza e l'importanza umanamente vitale del radunare. Ora, radunati ricorda innanzitutto una chiamata raccolta. Venite. Quando penso a radunare, mi ricorda questo, una chiamata a raccolta. Allora, attenzione, quello che dicevo proprio solo all'inizio, nella Chiesa ci è familiare. Perché? Ma perché richiama un compito che dall'inizio la tradizione cristiana ha sentito come suo, quello di convocare, di radunare. Ma che, attenzione, facevo già notare prima, che forse troppo in fretta è diventato prioritario, soprattutto nel sistema di cristianità. Era un radunare, venite, ok? Quindi noi sappiamo cosa vuol dire radunare all'interno della Chiesa. Dicevo, radunare è la premessa al venire, raduna e fai venire. Ora, noi facciamo un'immensa fatica a pensare che il venire in realtà dovrebbe essere ciò che sta dopo all'andare. È questo che vi dicevo, l'ascesi nella Chiesa. Noi abbiamo dimenticato, proprio perché il contesto ci permetteva questo, oggi non ce lo permette più, abbiamo dimenticato che il venire dovrebbe essere il passo successivo all'andare, ok? Allora, per questo noi facciamo fatica. Ora, l'andare nella struttura della Chiesa, che dovrebbe essere prima del venite, e se noi prendiamo la storia della Chiesa che abbiamo, l'unica che abbiamo riconosciuta canone, che è gli Atti degli Apostoli, la parola fondamentale è andare. Il venire è successivo. Lì si va e poi al limite si raduna. Ma si raduna nell'andare. Nel nostro immaginario, pensate a tutto il mondo missionario, l'andare era previsto per un altrove, non vicino a noi. La missione è urgente. Quindi noi fatichiamo. Però vorrei riflettere soprattutto invece, ma non dimenticando questo, perché noi siamo in quel modo di pensare ancora, vorrei pensare invece sull'uso della parola legata alla radunare e poi presentarvi così una riflessione teologico-narrativa oppure teologico-esistenziale, meno facile da ricordare di quanto sembra. Ogni parola detta raduna. Il radunare è prima di tutto legato alla parola. Attenzione, anche quando il suono degli uomini non è ancora chiaro, quando è però espresso volontariamente, pensate a un bambino che impara a parlare, quando il suono è espresso volontariamente è per radunare, non è a caso, è sempre per radunare quella parola, perché generi in chi lo sente il gesto del voltarsi verso il suono. Presente? Il bambino che cosa fa? Emette dei suoni, poi comincia a parlare, quando poi dice la prima volta mamma, sfondono tutti perché ha detto la prima parola, e ma lo fa per che cosa? È per radunare. Perché chi sente si giri verso di lui, non così. Ma attenzione, fino all'ultimo gesto o suono della vita di una parola, di una persona, ogni parola è detta per radunare. Avete presente gli anziani che non smettono di chiamare?
Perché? Ma perché qualcuno si volti e si accorga di quella voce. Al punto che non ti accorgi neanche che non smetti più di chiamare, non ci basta. Entrate in una casa di riposo, sapete benissimo. In mezzo la vita adulta, la nostra vita, mica cambia. Ogni parola è detta per radunare. E attenzione, un altro aspetto fondamentale di questo radunare, legato alla parola, è che la voce genera avvicinamenti. Altro aspetto, a mio avviso, interessantissimo. Cioè, la stessa parola che fa muovere verso chi l'ha emessa fa sì che chi da essa si sente radunato, nel muoversi si avvicini, si trova più vicino all'altro. Pensiamo ancora al bambino che chiama, corrono tutti, se non fai attenzione ti spintoni uno con l'altro. Questo vuol dire che raduna, attenzione, al potere di farti trovare vicino, al punto che diciamo che certe voci mettono vicino delle persone che senza quella parola non sarebbero mai avvicinate. Ma questo è il significato ordinario del radunare. Ci incontriamo spesso per raduni di parole o di inviti detti dagli altri che ci permettono di avvicinarci. Ognuno di noi emette parole per radunarsi, tutti. Appunto che in una famiglia, io vivo con altre due persone, con altri due sacerdoti, uno mio fratello e l'altro è Marco, che è venuto a parlare già in questa rassegna, e quante volte dici, ma insomma io ho detto una parola, chi mi ha ascoltato lui? Perché la parola raduna. E se nessuno l'ascolta, insomma, perché cogliere, cioè accorgerti che qualcuno coglie la tua parola, ti fa esistere. È quello che ti fa esistere. Cogliere la parola è riconoscimento, è riconoscenza. È ciò che fa vivere, ti dà vita. Quando la mia parola è colta, quando essa ha radunato, io sono vivo. Il morire soli, diventato tipico in tempo di pandemia, è drammatico per chi lo vive e per chi come famiglia lo subisce. Questo ci ha ricordato quella solitudine. L'altro, che radunava a sé, anche nel momento della sofferenza, in quel momento non generava più quel movimento e rendeva gli uni e gli altri inumani. Questo è il valore del radunare, dell'usare parole. Anche quando la comunicazione verbale sembra non funzionare più, è il corpo che dice fino alla fine il desiderio e la necessità di radunare attorno a noi qualcuno che mi dica il senso e la profondità della vita. Si muore con qualcuno che ti tiene la mano, con qualcuno che ti dice fino alla fine che tu sei riconosciuto da quell'altro. Per questo il radunare della parola ha qualcosa di mistico, che dice un oltre, un più grande che la vita porta in sé. È lo spazio di profondità della vita mia e dell'altro, lo spazio dove si coglie il valore umano e vitale della parola detta. Anche la mia parola questa sera ha questa intenzione: radunare affinché quella parola unisca o dica una profondità della vita. Ma ogni parola è poliedrica o ambigua. Avrei messo solo ambigua, però mi sembrava bello
non solo il mettere ambiguo, perché io rischio di pensare in modo l'ambiguo solo come negativo. Cerco di spiegarmi. Cosa semplicissima. Cosa non si fa per radunare attorno a sé l'attenzione? Ma cosa non si fa? Il bambino impara circa dopo 20 minuti che si grida, tutti lo guardano. E la mamma ci mette qualche ora per accorgersi se sono capricci o se sono parole serie, fossero anche solo vagiti. Cosa non si fa? Dall'inizio alla fine di ogni vita, la parola che sempre raduna è sempre un potere. È un potere la parola. Dal bambino che in poco tempo ne comprende il valore e la sua potenza, all'anziano che come ogni bambino torna a fare di tutto perché la sua parola convochi a sé le attenzioni. Impariamo molto presto ad usare e ad abusare della parola, del radunare. Ogni parola in qualche modo si raduna molto presto, rischia di radunare a un centro, cioè di ridurre a sé. È una delle cose che fanno bisticciare di più le persone. Radunare a sé. Quella parola è forza di gravità che tutto può divorare. Quasi come un buco nero. È impressionante vedere cosa producono certe parole proprio nel loro radunare o cercare attenzione. Allora, il termine radunare è così umano, ordinario, vitale, mistico, ma anche da subito rischiosamente ambiguo, doppio, rischioso, scivoloso, mortifero. Questa è la parola. Aggiungo ancora un aspetto. Come dice, cosa c'entra con Dio questo? Arriviamo. E se non perdiamo questa profondità, che forse il titolo ha un significato sorprendente, grazie a chi l'ha pensato. Un ultimo aspetto, dei tanti che potevo scegliere. La parola raduna attorno a un corpo. Anche questo aspetto non è immediato e neanche banale. La parola esce da un corpo e raduna attorno a un corpo. Lo abbiamo ben imparato proprio quando ci è venuta a mancare la corporeità, che viene dalla convocazione, dal radunare. L'epoca del virtuale, nella sua complessità, ce lo ricorda bene. Gli incontri online, salvezza nella pandemia, meno male, però sono poveri, sono mancanti rispetto a una serata come questa in cui ci ritroviamo dal vivo. Cioè, non esiste parola senza corpo. I vocali sono importanti, ma lo sono di più se quella voce mi ricorda un corpo. Adesso rimanda. Di esso prova a dire presenza. Vi faccio un esempio, così vi fa sorridere e alleggeriamo un po', poi torniamo. Avete presente quando senti alla radio la voce di una persona che ti piace molto, ma l'hai mai vista? Quando la vedi la prima volta, o è una sorpresa straordinaria, o è una delusione straordinaria. La voce è legata a un corpo. Non è un'altra cosa. È la memoria della voce e memoria di un corpo. Al punto che nel virtuale tu puoi fregare su questo. Perché puoi illuderti di separare il corpo dalla parola. Io posso mettere qualunque foto che non è mia e farmi passare attraverso il virtuale un account per un'altra persona, compresa la voce, se nessuno mi ha mai visto. Ma la voce, la parola, raduna sempre in modo
legato a un corpo. La voce che convoca, anche se non la conosco, dicevo, mi fa pensare, mi fa sognare, mi fa immaginare un corpo che le si addica. E anche quando il corpo non c'è o non c'è più, la parola adesso rimanda e da esso non si stacca. È l'aspetto concreto della parola come ciò che raduna. Possiamo dire che radunare ha a che fare con la nostra corporeità. Parla di corpo e di diversità. Concludo questo primo passaggio molto semplice. Allora, il modo di dire parole, di radunare, è lo spazio di una mistica dell'incontro. Ne dice la sua verità oltre il banale gesto della parola. Primo aspetto. Secondo, radunare è lo spazio reale e ambiguo del potere umano. Terzo, radunare dice un corpo, dice carne, dice unità e diversità. Ora, se l'idea del radunare ci ha portati o riportati a qualcosa di così semplice, ognuno di noi potrebbe raccontare un sacco di cose legato a questo, profondo e vitale della vita umana, si capisce quanto questo possa risultare importante nell'ambito dell'esperienza cristiana, se in essa ciò che è fondamentale e fondante è proprio la parola che Dio rivolge all'uomo. Noi osiamo credere a un Dio che si rivolge all'uomo con una parola. Ancora di più, quando la teologia del Novecento vuole sintetizzare il cuore di Dio su cui riflette, dice che il Dio cristiano è autocomunicazione. Il buon Rainer lavora per una vita nel recuperare sull'esperienza narrata dai Vangeli questo aspetto che è il cuore dell'esperienza cristiana. Dio autocomunicazione, cioè un Dio che innanzitutto parla, che ora sappiamo essere convocazione, raduno, e da quel gesto tutto nasce o tutto esiste. Basta pensare alla Bibbia ebraica, quindi anche cristiana, essa è la storia della parola di Dio all'uomo. Attenzione, quella parola è ciò che fa della storia la storia della salvezza. Ora, se poi veniamo al cuore dell'esperienza cristiana, quando Giovanni deve dirne l'evento centrale, cioè la storia di Gesù di Nazareth, parla di parola fatta carne, verbo incarnato. Quello che dicevamo, la parola è sempre corporea. Potremmo anche dire così, il Vangelo parla della vita. Parla esattamente di ciò che è fondamentale della vita di ogni giorno. Se ripenso a quello che abbiamo appena detto sul significato della parola e del radunare della parola. Ora, a partire proprio da questo, cerco di analizzare come Dio raduna, se questo è il cuore dell'esperienza cristiana. Lo farò nello schema, o cercando di non perdere tutto ciò che la riflessione sulla parola che raduna ci ha rivelato, cioè non perdendo il modo con cui la parola funziona nel mondo degli uomini. Dio sceglie, crea la parola e il suo funzionamento, e in quel modo si rivela e si lascia incontrare. Cioè, la parola di Dio funziona con le stesse regole di ciò che abbiamo appena detto sulla parola umana. Non ha altre regole. Al limite, sceglie un modo di far funzionare quella parola. Ed è questo l'aspetto più sorprendente. Io vorrei fare solo questo. Quello che ho detto sulla parola fino adesso, come lo vediamo realizzato nel Dio che noi crediamo essere un Dio che si comunica a parole e a parola fatta carne. Attenzione, compreso
aspetto scivoloso, ambiguo, di potere che la parola porta, perché non si esce da questa struttura, o meglio, mi piace pensare che è Dio che l'ha creata così, la parola. L'abbiamo creata noi. Noi ovviamente ci stiamo dentro. Cerco di tenere lo schema del titolo che mi è stato dato, e cioè radunati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Comincio secondo questo schema, l'orizzonte del Padre. Radunare senza parole, oppure uno sguardo al mondo. Qui, per penso riuscire a seguire quello che cerco di condividere con voi, adesso entrando nel Dio in cui noi osiamo credere, vi invito a pescare nei vostri file di memoria tutto ciò che sappiamo, soprattutto della parola di Dio. Quello che noi addirittura c'è questa parola di Dio, d'accordo? Un piccolo richiamo all'Antico Testamento per sviluppare questo primo aspetto del Padre. Ampassando dico anche questo, probabilmente avessi dovuto scrivere io il titolo, magari avrei messo prima il Figlio, ma va bene anche così e credo che si capisca. Dico Figlio perché effettivamente noi riconosciamo e rileggiamo teologicamente la storia del legame tra Dio e l'uomo a partire dall'evento della parola fatta carne. Però va bene anche così, perché la formula della nostra fede trinitaria è detta Padre, Figlio e Spirito. Però per essere precisi mi sembrava onesto richiamarlo. Un piccolo richiamo all'Antico Testamento, alla parte prima di Gesù, che andrebbe studiato meglio e molto bene. Ora, se l'inizio della storia dell'umanità trova un Dio molto chiacchierone, in cui, attenzione, la parola crea, pensate alle prime pagine della Genesi. I primi capitoli della Genesi è un Dio super chiacchierone. Attenzione, dove la parola è talmente importante che quello che dice succede. È la parola che crea il mondo. Molto presto, però, basta andare avanti nel libro della Genesi, senza andare altrove, proprio quel Dio sembra finire le parole o renderle incredibilmente rare e a volte molto complicate. Se nei primi capitoli della Genesi la parola di Dio è centrale, già alla fine, è presente, la fine della Genesi è la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Quando uno ha letto tutta la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, dice: Dio dov'è? Sparito. Dov'è Dio? Prima non smetteva di parlare. Quindi capite che questo già è molto indicativo. La parola di Dio è una parola che crea, ma nello stesso tempo che si trattiene, si fa rara. La lunga storia, poi narrata dopo Genesi, si è caratterizzata da un Dio di relazione, e i grandi personaggi sono quelli che hanno un legame di parola molto stretto, e anche a volte per noi è fin troppo facile con Dio, vorrei un Dio che mi telefona tutti i momenti. E Dio disse a Mosè: beh, insomma, Dio non è che parla così facilmente. Nello stesso tempo non è mai facile comprendere la sua parola, che tra l'altro ha bisogno di intermediari, di traduttori, qualche volta di traditori, che spesso lasciano per strada pezzi importanti o addirittura fondamentali della parola di Dio. Ora, da questa brevissima carrellata, ma che è interessantissima, proprio nello sviluppo, ci risulta fondamentale che quella di Dio è una parola che crea, che dà vita, una parola che si esprime creando fuori di sé, dando vita. Allora, quella parola che radunare richiede l'attenzione, perché quella è la parola, per Dio è dare vita.
questo è già molto indicativo. Sarebbe curioso, faccio degli esempi banali così, vi spiego cosa voglio dire per me, che questo mi legge la vita. È difficile pensare che le parole, che certe parole che ho detto quest'oggi danno vita. Come detto a mio marito quando ero un po' incacchiato. Altro che vita. Per l'Antico Testamento la parola di Dio è una parola che dà vita creando qualcosa fuori di sé. Attenzione, non perché quella parola perde il radunare e il richiedere attenzione. Per carità, meno male che lo fa, altrimenti non ci saremmo mica. Ma emerge già una modalità dell'usare quel radunare. Nell'ordinario però quella parola di Dio risulta parola rara e anche non così facile da intendere o da accogliere. Otteniamo questo aspetto come il primo aspetto che credo fondamentale quando penso a Dio nella sua paternità. La paternità è esattamente quel dare vita, secondo l'Antico Testamento. Mi fermo adesso invece, sempre su questa logica della riflessione, sulle poche parole che i Vangeli ci riportano come dette dal Padre. Penso che sia una delle domande più facili, quella di dire, ma dove parla il Padre nei Vangeli? Penso che tutti abbiano la risposta. Due volte parla. Parla nei sinottici soprattutto, Giovanni ha un altro tipo di funzionamento, parla al battesimo di Gesù e sul monte della trasfigurazione. Attenzione, in cui tra l'altro, aspetto curioso, penso che dico cose che sapete benissimo, non sappiamo neanche bene, perché le formulazioni dei Vangeli sono diverse, non sappiamo neanche bene chi è chiaro che le ascoltò e chi le comprese. Gesù, la folla, i discepoli. Qualcuno dice solo Gesù, qualcuno dice la folla che era lì. Attenzione, normalmente chi scrive i Vangeli non lo fa a caso. Questa complessità già è significativa, parla molto poco, e l'importante è che il lettore, che siamo noi, cogliamo quelle parole, ricordandoci già che per chi, cioè per quando queste sono state espresse, è già stato difficile ascoltarle, comprenderle, sentirle, non sappiamo. Bene, il Padre, dicevo, parla al battesimo di Gesù e sul monte della trasfigurazione, tra l'altro dicendo fondamentalmente le stesse cose, con un'aggiunta la seconda volta, quel ascoltatelo. Fondamentalmente dice nei Vangeli, Gesù, Dio parla, il Padre, parla due volte dicendo le stesse cose, aggiungendo una piccola cosa. Allora, veramente parole di un padre che si riconosce nel figlio e che indica come unica cosa da fare, attenzione, il voltarsi verso di lui, cioè verso colui che riconosce suo figlio e in cui si riconosce come padre. Attenzione, per intuire la profondità di questo, pensate che ogni parola detta, come dicevo prima, è fatta perché qualcuno si giri e mi guardi. Quando il Padre parla nei Vangeli, la sua parola è perché non si guardi lui, ma si guardi il figlio. Tra l'altro è un'immagine straordinaria, perché un papà che possa dire, penso che quasi tutti capiscono il piemontese, posso esprimere ancora il piemontese, lì cosa dice il padre guardando suo figlio? Le tuzzo pare. Che è una cosa straordinaria. È una cosa straordinaria quello che dice. Ma attenzione, dove dicendo questo è il contrario dell'attenzione su di sé, e questo il padre comincia a piacere un po' meno.
piace quando il figlio fa ricordare il padre e fa dire che il padre andava alla cadena. Non so se... No, no, qui è detto il contrario. No, no, entrate che guardate me, eh. E entrate che guardate lui. Quindi capite, quella parola che raduna, addirittura si sconda il padre, è una parola che fa voltare. Ed è un riconoscersi in altro. Io non sono mio figlio, io sono il padre di mio figlio. E riconoscersi in altro. Lo stile della sua parola è quello di non far voltare a sé, ma di far voltare al figlio. E riconoscersi in quello stile che è innanzitutto quello del battesimo di Giovanni, altro aspetto che dimentichiamo spesso. Il padre si riconosce in quel figlio e dice, si riconosce in quel figlio. No, no, ma si riconosce in quel figlio in un momento ben preciso. Quando il figlio si mette dalla parte dei peccatori, non per far finta, stava giocando alla parte, eh? Gesù si mette dalla parte dei peccatori, in coloro che chiedono aiuto in quel gesto di Giovanni, riconoscendo la loro fallibilità. Questo non vuol dire che Gesù ne avesse bisogno, questo è la rilettura su di lui che ce lo dirà. Ma quel gesto riconosciuto dal Padre è di chi riconosce che quell'umanità dice: io sto dalla parte di quelli che si possono sbagliare. Questo vuol dire mettersi da quella parte lì, prima di tutto. Anche perché Gesù non aveva ancora fatto nessuna predica, non ha ancora insegnato a nessuno, ha fatto un gesto. E per il Padre è bastato un gesto per dire: guardate lui, va bene così. Non dovete fare altro. Non guardate me, guardate lui. L'ambiguità della parola, il suo rischio, far voltare a sé divorando tutto, è vissuto nel gesto del decentramento. Il padre si riconosce in altro da sé e lo fa dopo il gesto libero del figlio, non come parola che si impone al figlio, ma che si riconosce nel figlio. Ciò che potrebbe diventare la centratura su di sé per dire la sua opera, caspita, è mio figlio, opera delle mie mani, in realtà diventa il far voltare lo sguardo. Oso dire, è un consegnarsi a lui. Il padre si consegna con il figlio. Ed è quello che fa sulla croce. Si fida dalla mente di quel figlio che non deve intervenire. Io mi fido perché io mi riconosco. So che fa bene. Questo è il modo in cui il Padre nel Vangelo usa la parola. Dar fiducia che rivela insieme l'identità stessa del Padre e la qualità della sua paternità. Qual è la qualità di quella paternità? Perché l'altro cresca, non io. Perché l'altro cresca. La forma di questo sarà un trattenersi radicale, quello della croce. La parola del padre allora genera incontro con il figlio. Sì, perché se cogli quella parola, incontri quel figlio. Se tu ascolti quella parola, incontri quel figlio. Come ciò che è salvifico ed essenziale, l'ascolto. Altro aspetto stilistico, cioè di stile fondamentale. Quasi a dire, paradossalmente, la parola del Padre ci ricorda che usi bene la parola quando ascolti. O cominciando ad ascoltare, allora usi bene la parola. Questo.
questo è ciò che indica quel poco che sappiamo della voce del Padre nel Vangelo. Piccola digressione che risponde alla domanda: ma dove Gesù vede la parola del Padre? Dove la coglie? Cosa parla di lui? Se il solo invito del Padre, la sua sola parola, ripresa da Maria in modo precisissimo, fate quello che vi dirà, in questo Maria ha colto benissimo quella parola, allora è quella di non perdere lo sguardo di Gesù. Mi chiedo però, dove Gesù coglie la parola del Padre? Ora, la preghiera di Gesù è certamente un luogo importante, ma salvo rare eccezioni è anche un luogo molto misterioso. Noi sappiamo che pregava, ma non sappiamo come pregava, se non in rari casi. Dalla narrazione evangelica è però non difficile cogliere dove Gesù vedeva e sentiva la parola del Padre. Luoghi, potremmo dire così, che parlavano di lui. Ne indico solo alcuni che richiamerebbero studio e spiegazioni più precise. Ora, sono i luoghi della vita, le pieghe dell'umano, che sono per lui la parola del Padre. Faccio un esempio: il bisogno. Il luogo che è il più umano, come l'aver bisogno dell'altro, delle cose, del mondo per poter vivere, per Gesù quelli sono i luoghi che sono rivelatori della parola di Dio. È presente? La prima messa in discussione complicata della scelta stilistica, dello stile di Gesù, che sono le tentazioni, sono sul bisogno. E Gesù che cosa fa? Avete presente? Cambia se due pietre in pane, così ti togli la fame. Cosa ti costa? Lo farà dopo, farà cose molto più grandi. No, lì Gesù che cosa risponde? Dice: il bisogno mi ricorda la fedeltà del Padre, mi parla di mio Padre. Sì, perché? Perché è vero che non mi sorprende l'uomo, ma questo vuol dire che mio Padre non solo mi darà il pane sufficiente per vivere, ma anche altro. Io non ho bisogno di trasformare quello, anzi, e stare nel bisogno che mi ricorda l'orizzonte del Padre, cioè, guarda caso, che la vita la devo a qualcuno. Questa è la paternità. Allora, che cos'è che a Gesù parla del Padre, è parola del Padre? Le cose della vita. Ciò che più è umano per lui è parola del Padre, che fa dell'orizzonte della vita di Gesù la gratitudine. Certo, poter guardare alla vita fino alla fine come qualcosa che ti è dato. Le cose gli parlano di Dio. Pensate alle parabole sulla natura, ancora l'alto, il piccolo, il povero, sono le cose della vita che sono parola del Padre. Una piccola nota che conclude questo aspetto e ci introduce nel radunare del figlio, o radunare dal figlio. Se il Padre è ciò da cui tutto viene, a lui in qualche modo dobbiamo la vita, è un Padre che si lascia ignorare, non è mai invadente, pur non stancandosi di inscrivere tracce delicate di presenza proprio in ciò che ci dà vita e ci permette la vita. Questo è ciò che possiamo raccogliere della radunare del Padre. Colui che veramente potrebbe radunare per sé non lo fa, usa la parola con discrezione e senza pretese per sé. Pone l'ascolto, forse l'unica vera caratteristica dell'umano, come lo spazio della vita,
ma non è mai l'ascolto di sé, ma quello dell'altro e delle tracce che la vita offre a dire la sua presenza. Lo spazio del riconoscimento, cioè quando l'uomo riconosce Dio, è da subito un aspetto sproporzionato. È presente quando Pietro, di fronte alla pesca miracolosa, riconosce qualcosa di più di ciò che aveva visto in Gesù. Che cosa fa? Si sente sproporzionato e cerca di allontanarlo. Ebbene, quella grandezza nel momento del cogliere la sproporzione per un Dio così non invadente, delicato, che però non si stanca di lasciarsi incontrare. Ebbene, quel Dio che intravedi nella sproporzione non umilia, anzi fa sì che quello spazio in cui lo intravedi faccia muovere a profondità la vita. Probabilmente questo è già spazio mistico dell'esistenza. Il radunar del figlio. Resistete ancora? Sì, sì. Un passaggio significativo, poi l'ultimo è più corto. Una cosa curiosa, così alleggerisco: quando ho scritto sul computer centrato, provatelo, vi dà errore. Dice che non si può scrivere così, sottolinea in rosso. Ci mette una H, non ho capito perché. Comunque, volutamente l'ho scritto così, anche perché scentrato fa ricordare ancora un detto piemontese, descentrato. E presente chi è il descentrato? Uno un po' bizzarro, per non dire di peggio. Ebbene, volutamente ho tenuto questo, non perché è bizzarro, ma perché in quell'aspetto dice, a mio avviso, qualcosa di incredibilmente unico della vita di Gesù, perché è incredibilmente umano. Cioè qualcosa in cui è facilissimo riconoscersi, anche se ci riconosciamo per distanza. E cerco di spiegare cosa voglio dire. I Vangeli sono pieni di parole di Gesù. E soprattutto i sinottici ci raccontano che Gesù insegnava. Vorrei dire ancora questo, come usa la parola Gesù. La usava regolarmente. La sua parola era certamente una parola che radunava. È presente, Luca dice che erano le folle, che lo seguivano, Marco anche, poi piano piano un po' meno, eccetera. È vero che molto spesso però non ci è riportato che cosa diceva. Non lo sappiamo. Gesù insegnava, piacerebbe sapere cosa insegnava. Non c'è detto. Provate a prendere i sinottici soprattutto. È detto tante volte, passava insegnando per i villaggi. È un po' come per i preti, la parla bene, ma nessuno si riconosce cosa ha detto. No? Forse questo non lo so, può darsi. Oppure, molto più seriamente, ciò che ci viene raccontato Gesù deve essere ciò che li ha colpiti. O che li ha colpiti di più, che bisogna mandare a memoria. E che quando si riscrive la vita di Gesù, dice questo è importante non dimenticare. E lì le cose ci sorprendono. La parola di Gesù ci stupisce, soprattutto perché sembra rivelare qualcosa, cioè la parola di Gesù ci rivela, pensate agli incontri di Gesù, qualcosa che sta prima della parola stessa. Cioè sembra che quella parola faccia un po' di luce, se tu sei capace ad accorgertene, in qualcosa che sta prima della sua parola. No, mi fermo solo su una parola che spesso ci è riportata di Gesù dopo qualcosa che radunava a sé, le sue guarigioni. Presente? Perché si correva dietro a Gesù. Dai, magari ci scappa il miracolo. Corriamo ancora adesso per queste cose. Se poi ne ho bisogno per me, caspita, c'è ancora che ci corre. Avete presente? In tantissimi narrazioni di questi miracoli, attenzione, in cui la parola raduna per sé
ed è la sua parola che trasforma, che fa il miracolo. La conclusione di quei racconti suona così: la tua fede ti ha salvato. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che quella parola che Gesù dice lì, la tua parola ti ha salvato, sta rivelando qualcosa che sta prima di quella parola. Cioè Gesù intuisce nell'altro, con la parola che dice, qualcosa che sta prima della sua parola e che molto spesso neanche l'altro si era accorto di avere. Nessuno di quella gente dice: io ho fede. No, Gesù si accorge di questo. Cioè la sua parola legge prima della parola stessa. Attenzione, nel momento in cui, ed è una cosa più normale, chi non avrebbe fatto, la parola avrebbe potuto o dovuto, per giustizia, centrare su di lui, che gli ha fatto i miracoli. Lui. No, quella parola centra la situazione. Dice: no, questo è successo perché c'era qualcosa in te che sta prima di me. Avete presente cosa vuol dire questo nelle relazioni? Cioè Gesù riconosce attraverso la sua parola che detta in quel momento doveva perlomeno raccogliere un po' di gloria per quello che era successo. Quella parola apre per un attimo la verità della profondità dell'altra persona, non di sé, dell'altro. Addirittura qualcosa che dell'altro lo salva, non fa poche cose, lo rimette in piedi, gli ridà dignità alla vita, lo fa ripartire, lo ripone in mezzo agli altri. Forse è questo ciò che ha fatto pensare di lui che ci poteva essere un Messia. Perché il Messia è una parola semplicissima e bellissima. Messia vuol dire: è proprio quello che mi aspettavo per la vita. Avete presente quando ti succede qualcosa di grosso e ti arriva la persona giusto al momento giusto, dice: ah, le vedi come il Messia. Vuol dire questo. È ciò che mi aspettavo per la vita. Non potevo produrlo, ma me lo aspettavo. Ma io penso che sia questo modo di parlare di Gesù che nel suo parlare, nel momento in cui avrebbe tutte le ragioni per centrare su di sé, in realtà rivela ciò che dell'altro è stato salvezza. È una parola, quella di Gesù, possiamo dire così, detta su un ascolto. Attenzione, è un ascolto di Gesù che quasi non si vede. Nessuno si era accorto che Gesù vedeva questo. Ce ne accorgiamo quando Gesù dice. Ma chi l'avrebbe pensato questo? No, ho pensato che lui ha fatto il miracolo. No, Gesù svela qualcosa attraverso la sua parola che permette che quell'incontro, riprendo il titolo, sia mistico, perché profondo, perché illuminante, perché salvifico. Un ascolto, quello di Gesù, che scopre il non scoperto neanche dall'altro stesso. Quasi ci sia bisogno di Gesù. Perché questo possa emergere. L'esperienza dell'altro, in questo caso l'altro è Gesù, che ti fa vivere. E attenzione, quel gesto di Gesù, quel modo di usare la parola di Gesù è anche quella che conduce piano piano al riconoscimento della sua identità. È il figlio. Quell'umanità non può che essere l'umanità di Dio. È quello stile che permette di credere che lì ci sia l'umanità di Dio. Anche perché, non è difficile da dire, già in questo passaggio richiamo quello che abbiamo detto del padre. Capisco perché il padre si riconoscesse in lui. Ne portava davvero i suoi segni.
Ora, la parola di Gesù che raduna prima di tutto questo tratto delicato e forte insieme. Una parola su ciò che Gesù dice del Padre. Gesù dice questo spesso: chi vede me vede il Padre. Questo è molto chiaro, è una delle parole in cui più chiaramente la sua parola c'entra. Dice: chi vede me vede il Padre. Okay? È una seconda caratteristica della parola detta di Gesù, sia quando è interrogato proprio su quello che gli accoglie proprio, in nome di chi fai queste cose, sia nel proporre parole nei raduni, le parabole. La parola di Gesù è decentrata. Attenzione, non ci stupisce dopo ciò che abbiamo appena scoperto. Gesù è saggio perché altro si veda. Chi vede in me vede il Padre. Ma capite il modo con cui Gesù utilizza il potere e l'ambiguità della parola? Quella relazione per Gesù, quella col Padre, dice la sua vita, ciò che regge la sua esistenza, ma insieme dice o lascia scoprire o invita a scoprire la sua identità di figlio. Scoprirsi figlio sta proprio in quella parola verso il Padre, ma rivela nello stesso tempo cosa significa essere figlio, cioè dover la vita ad altri. Questa è la caratteristica principale della figliolanza per Gesù, e forse di ogni figliolanza più di molte altre cose. Essere figlio è non dimenticarti mai che la vita la devi ad altri. E se ti ricordi che la vita la devi ad altri, l'orizzonte della vita è un orizzonte di gratitudine. Non sta nelle tue mani. E questo si vede in Gesù, in questa trasparenza. Quando dovresti dire: guarda me che sono il figlio, chi vede me vede il Padre. Quando devi dire: sono io più bravo del mondo, perché forse lo ero proprio, la tua fede ti ha salvato. Infine, una parola sulle parole che si fanno rare. Perché? Perché dopo la resurrezione potremmo dire che le parole di Gesù si fanno rare, o poco per volte finiscono. Allora è indicativo vedere come usa quelle parole. Cioè, quali sono le parole che sempre radunano, che sempre possono essere il luogo del potere, nel momento in cui Gesù si congeda dalle parole? Appunto, dopo l'ultima apparizione, i discepoli imparano a vivere senza le parole di Gesù. E così riporteranno delle parole dette, ma non avranno più quelle parole come avevano addirittura nelle apparizioni del risorto. Dico solo alcune cose, però andrebbero davvero studiate con molto calma, perché sono interessantissime. A mio avviso sono la descrizione della vita, cioè la descrizione della vita umana. Quelle parole che Gesù dice. Attenzione, è la parola, quella del risorto, che maggiormente raduna a sé. Caspita, la parola del risorto. È quella che maggiormente fa girare il volto. Faticano a riconoscere tutto quello che vogliamo, ma poi diventa: guardano a lui. Appunto, che attenzione, guardano talmente a lui che quando lui sale al cielo dicono, deve mandare due angeli che dicono: per favore, smettete di guardare le nuvole, guardate, girate e andate a Gerusalemme. Talmente radunano queste cose qua. Attenzione, questo è ciò che racconta il Vangelo, non è che lo invento, però per dire, dico un po', non voglio dire in modo ridicolo, ma leggero. Sì, ma capite che valore hanno queste cose qua? Cioè, dicono uno stile di racconto. Allora, quando la parola attira a sé, come la parola del risorto, nello stupore dell'apparizione, quali sono le caratteristiche di quelle parole? Faccio una carrellata velocissima. Sottolineo solo alcuni tratti. Tenendo presente che mai come prima quelle parole radunarono gli sguardi, l'attenzione, la vita di chi le ascoltò, ci stupiamo come il primo eco di quella voce è l'invito, la supplica o la possibilità della pace.
pace a voi. Sono talmente importanti che deve ripeterlo, ed è così importante che per Giovanni, 8 giorni dopo, ricomincia di nuovo di lì. Forse perché? Perché probabilmente l'ordinario della vita degli uomini, e attenzione, tra gli uomini che condividono e hanno condiviso qualcosa di grande, il rischio della non pace è il primo che corriamo. Se Gesù comincia da lì, non è difficile pensarlo, eh? Quando non c'è più capo famiglia, si comincia a discutere non solo per l'eredità, ma per un sacco di cose. Ognuno avrebbe qualcosa da raccontare al riguardo. Tutti. Ma si capisce, ma Gesù arriva e la prima cosa che dice è possibile la pace. È possibile la pace. Avete presente che potenza una parola così se noi la teniamo per noi? In un luogo in cui vivo e cui condivido qualcosa di fondamentale, come un luogo che può essere le nostre comunità, io mi chiedo, quando professo la prima parola, e per la pace, genera la pace, o cosa genera? Quella parola risolta è la parola che crede e ricrea possibilità di pace. Questa parola, secondo tratto della narrazione della risurrezione, è legata al gusto del perdono. Perché? Perché stupisce che Gesù vada a cercare proprio coloro che l'hanno abbandonato. Poteva andare a cercare gente un po' migliore, caspita. Nessuno aveva retto la situazione. Nessuno. E anche chi era rimasto sotto la croce aveva permesso che morisse e finiva lì. Tutti in qualche modo sentono di non essere stati alla situazione. E lui ricomincia lì. È una parola che nel porsi perdona. Anche questo sarebbe da. Quando le parole si fanno rare, Gesù dice pace, dice perdono. Terzo aspetto, che lascio per dopo, lo accenno solo, quando si accorgono di quella parola e sentono pace e perdono, si rendono conto che quello che sta succedendo è qualcosa che è un dono. Giovanni pone lo Spirito Santo, deve spiegarti che cosa era un dono e parla dello Spirito Santo, ma ne parlo dopo. Perché vengo alla fine delle ultime parole. Dello spirito ne parlo dopo, perché così mi fermo sulla terza parte. Però bisognerebbe investigarla lì. Cioè, quando ti rendi conto che la parola che ricevi ti dà pace e ti perdona, dici, non può che essere un dono di Dio. Ma sempre così nella vita. Ma chi si merita il perdono? Ma chi? Il Vangelo te lo racconta. Sì, certo, Gesù usa la parola così. Come minimo noi avremmo fatto un tombino così, ma dove eravate? E tu Pietro che pensavi di fare il furbo, ma dove sei finito? No, la prima parola è la pace è possibile tra di voi. La seconda è c'è un perdono che vi offro e che voi potete offrire. Questo è un regalo di Dio che do a tutti, non solo più bravi. Tutti. E poi finisce la parola di congedo, bellissimo. Non so se avete mai pensato, per Giovanni, l'ultimo che scrive, la comunità giovannea, perché il capitolo 21 sicuramente è dell'ultimo redattore, è una parola stranissima, ma che spesso mi dà una pace incredibile. Perché? Perché Gesù sembra non potersi congedare dalla terra, posso dire così, non possa staccarsi da questa terra, pensate alla morte, quando noi ci congediamo da questa vita,
senza una parola di affetto. Cosa dice a Pietro? Sono le ultime parole, le ultime. Dice: Pietro, per andarmene, dimmi ancora una volta che mi vuoi bene. Avete presente cosa vuol dire? A un maschio adulto. Dimmi per favore una parola di affetto. Attenzione, ed è comprensibile umanamente. Ci si congeda dalla vita desiderando affetto. E l'evangelista più teologo che è Giovanni non ha vergogna a definire così. Gesù si congeda dalla terra con una parola che chiede affetto. Dimmi per favore che mi vuoi bene. E Pietro, dopo la terza volta, capisce che, conoscendo Pietro, può anche usare parole dolci. Può anche usarle. E riconosce la bellezza di questo. Appena ha accettato questo, che è riconoscere fragilità per tutti, cade in una enorme tentazione. Quel legame, o meglio, quella relazione con Gesù torna ad essere così profonda da potersi dire: ti voglio bene. Pensate a chi lo diciamo. Nel momento in cui diventa così profonda, Pietro quella parola la usa come un potere, perché vede che non è solo e non c'ha nessuna voglia di condividere quella roba lì con qualcun altro, e dice: e sto qua, e prendete come finisce Giovanni, che era il discepolo amato. Pietro gli dice: Pietro, tu non puoi pensare che la relazione sia solo con te. L'unica cosa che per te è importante è seguirmi, come fa tutti. Però capite che lì c'è una fotografia dell'umano impressionante, della parola. Pietro, appena entrato e si è reso conto della profondità di quella relazione recuperata e vissuta, riconoscendo una fragilità e riconoscendo la bellezza di quella domanda di Gesù, cade nella tentazione di Dio: è mio, solo per me. È la tentazione di ogni relazione. È la tentazione di qualunque relazione. Un'ultima parola sullo Spirito. Radunati dallo Spirito. Sembra la parte più complicata. In realtà mi sembra la più ordinaria, la più semplice. Non è presunzione, ci mancherebbe. Lo Spirito, ve lo accennavo prima, è pensato e vissuto come il dono per eccellenza che scaturisce dalla vita di Gesù. Esso si manifesta come tale nel momento in cui i discepoli riconoscono in Gesù risorto il Messia e il Signore, quello che dicevamo. Cioè quando il tuo sguardo a Lui ti permette di percepire il dono che è stato o che è per la tua esistenza, colui che salva la tua vita. Questo è il dono dello Spirito. È la percezione che quella relazione è ciò che ha salvato la tua vita. Allora attenzione, questo bisognerebbe riuscire a pensarlo non solo per quella relazione, ma la presenza di Dio sta ogni volta che nei confronti dell'altro, succede per ogni altro che incontro, la sua presenza costruisce la mia vita. Quello è lo spazio dell'abitare dello Spirito Santo. Ebbene, quello sguardo, quella comprensione, quella sensazione, quell'esperienza è il dono dello Spirito. Cioè la percezione di ricevere per sé quella vita, quel modo di vivere, di essere abitato da quello Spirito che è stato di Gesù. È una presenza che si installa nel profondo del vivere come un regalo mai ritirato. Lo dico in termini più semplici. Quando non perdi il gusto dell'esistenza come un dono, quello è il dono dello Spirito, che è quello che poi dà forma all'esistenza.
così hanno contato. Si accorgono che quello che è successo e quello che hanno visto in Gesù genera vita, compresa la morte. E che questo non è solo per Gesù, ma il primo gesto che Gesù vive da risorto è condividere ciò che appena ha ricevuto di nuovo, che è la sua vita. Attenzione, ad aiutarci a comprendere questo dono, allora, è ancora la vita di Gesù. Cerco di essere sintetico e spero che si colgano i passaggi, perché in una frase dirò tutta la vita di Gesù. Lo Spirito lo troviamo come la parte della vita di Dio con Maria che lo genera al vivere umano. Lì è il primo luogo in cui noi troviamo lo Spirito. Ma l'idea di fondo è molto semplice. Vuoi comprendere lo Spirito Santo? Guarda la vita di Gesù. E a ciò che Gesù condivide della sua vita. Il primo luogo è la parte di Dio che con Maria genera Gesù. Poi lo troviamo stabile nella sua esistenza quando essa prende la direzione delle strade del mondo, dei peccatori. Lo troviamo dopo il battesimo. Da quel momento ci viene detto che lo Spirito è stabile nella vita di Gesù e la presente ad accompagnare gli attraversamenti rischiosi della fedeltà nei luoghi della tentazione. Lo Spirito spinge Gesù nel deserto, ma sta con lui nel deserto. Infine, è ridonato da Gesù al Padre come consegna a lui di quella vita che sa di aver ricevuto come ogni uomo. Nelle tue mani consegno il mio Spirito. Lo Spirito è ciò che Gesù ha imparato a riconoscere come ciò che fa vivere, la vita stessa, che è sempre ricevuta a dono e non si perde. Non si perde solo se è ridonata o resa in modo grato al donatore. Allora, cosa c'entra con le parole? Se quello Spirito è ciò che sta in Gesù come la vita donata dal Padre. Lo Spirito allora, se trova spazio o è riconosciuto, è quella presenza vitale che ispira parole e muove al gesto. Questo è lo Spirito. Attenzione, che parole e che gesti? Beh, adesso non è difficile intuire e cogliere cosa ti voglio dire, perché ispira parole e muove ai gesti essendo stato segnato come Spirito dal Padre che lo dona al Figlio, quindi ha tutti i segni del Padre, e dal Figlio in cui ha trovato stabile dimora, ha tutti i segni del Figlio. Ogni volta che la parola di un uomo o di una donna ha la forma della parola del Padre e della parola del Figlio, è parola ispirata. È quella che prende la forma dello Spirito. Questo è essere radunati dallo Spirito. Una parola ispirata.